Ciao ragazzi, benvenuti su Gatsby Bumps. Come avete potuto leggere dal titolo, oggi parliamo di basi del jazz. Basi nel senso non di backing track, ma basi di come suonare il jazz. Vi voglio insegnare un po' quali sono i primi passi per entrare nel mondo del jazz, quali sono i ritmi fondamentali, eccetera, eccetera. Quindi per fare questo avevo bisogno di una batteria e dei piatti un po' giusti per fare questo genere. Quindi ho chiesto a strumentimusicali.net, bella questa cosa che io prendo sempre i pacchi a caso di strumentimusicali.net, ma questo è pieno perché avevo questo qui vicino, ma questo pacco è di un altro video, ma giusto per farvi vedere che mi è arrivato un pacco, anzi mi sono arrivati tre pacchi, due che contenevano questa bellissima, devo ammettere, bellissima, con queste finiture, poi ve ne parlerò molto bene, Mapex Mars Bebop, che è una batteria veramente, vabbè, non vi dico niente, ve lo dico dopo. E poi i piatti Vibra di UFIP, ho preso Ride da 22 e Charleston da 14, che sono piatti molto versatili. Vabbè, anche di questo ve ne parlo bene dopo, mentre vi faccio vedere tutto quanto. Faccio partire la sigla e poi andiamo. Ah, mi sono dimenticato una cosina. A parte di mettermi i capelli un po' a posto, ma c'è il PDF scaricabile di questa lezione, quindi andate in descrizione e scaricate PDF. Prima di tutto, ragazzi, ho le bacchette in mano e siamo ancora qui perché voglio spiegarvi una cosa. Il jazz si basa principalmente sulle terzine, quindi la cosa importante è che voi sappiate come funzionano le terzine. Le terzine sono, nel momento in cui abbiamo una pulsazione, dobbiamo andare a farci stare tre note all'interno di questa pulsazione. Quindi, per farci stare tre note, ta 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 ta. Se abbiamo problemi a capire come fare a farci stare tre note, proviamo a dire una parola con tre sillabe. Napoli, 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 Napoli. Ta 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 ta. Quindi prendetevi un metronomo all'inizio, tic 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 tic, Napoli Napoli, e imparate bene le terzine, perché adesso poi ci sposteremo la batteria e dalle terzine andremo a fare lo swing, cioè la ritmica principale, che poi è la ritmica che rimane costante sul ride o sul charleston, sempre nel jazz, soprattutto per quanto riguarda la base. Quindi noi dovremo avere in testa le terzine per poterci creare quella ritmica lì e poi andare a cambiare un po' di cose che adesso vi faccio vedere. Partiamo quindi dalla ritmica principale del jazz. Come vi ho detto, il jazz solitamente si basa in terzine, almeno per quanto riguarda i brani a velocità normale, a velocità lenta, media, eccetera, sono quasi sempre in terzine. Quindi dobbiamo andare a imparare lo swing, nel senso qual è la ritmica dello swing. La ritmica dello swing cantata è tin tin ti tin tin ti tin sul ride. Questa ritmica qua, che cos'è? In pratica è un quarto e poi primo e terzo colpo di terzina. Quindi se ci fossero, facciamo così, vi faccio tutte le terzine sul charleston e vi suono la ritmica swing sul ride. Come potete vedere, primo colpo un quarto e poi seconda terzina composta da nota, pausa, nota e così via. Poi si ripete sempre a loop. Solitamente lo swing si può fare sul ride suonando il charleston col piede sul 2 e sul 4. Questa è la ritmica base dello swing che oggi vi ho suonato con questo UFIP Vibra, che praticamente è il piatto creato da UFIP e Adriano Molinari, il batterista di Zucchero, e devo dire che sono piatti abbastanza spessi, perché ho preso sia questo Ride da 22 sia il Charleston da 14, sono abbastanza spessi
ma hanno un bel ping e sono versatili, anche per il jazz. Il fatto è che nel jazz il piatto è veramente importante, quindi possiamo suonare il jazz con qualsiasi tipologia di piatto, ma i piatti sono quasi più importanti della batteria stessa, perché ride e charleston nel jazz sono i pezzi più importanti che ci siano, al contrario del rock dove magari abbiamo cassa rullante, qui i piatti sono veramente importantissimi. Quindi se suonate jazz magari spendete anche qualcosina in più, ma ad avere un bel suono di piatto. Quindi questa è la base dello swing, che volendo possiamo anche andare a fare sul charleston. Charleston che apriremo sul quarto. E andiamo sempre a chiudere sul 2 e sul 4, quindi. Piccolo trucchetto, se volete potete chiuderlo anche con la mano, mantenendo le dita sotto il charleston, sempre a contatto. Quindi questi sono i due modi principali per suonare jazz con i due piatti, quindi proprio ritmi base. Un'aggiunta che possiamo fare è quella della cassa. La cassa è forse il pezzo meno importante della batteria nel jazz e di solito va a suonare i quarti molto piano, va a suonare i quarti quindi con tallone teoricamente giù, e suona i quarti molto piano perché solitamente va a suonare insieme al contrabbasso, che di solito fa tum 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 tum, queste cose qua che si chiama walking bass, e quindi andiamo a suonare la cassa veramente piano. Dovete abituarvi a suonare la cassa piano e poi mentre suonate la cassa dovete fare quasi fatica a sentirla, dovete sentirla giusto un pochettino, quello è il modo giusto di suonare la cassa. Adesso andiamo ad aggiungere anche gli altri fusti della batteria, quindi per prima cosa una ritmica che si usa tantissimo nel jazz è quella di suonare il ritmo base sul ride. Oggi poi vi ho fatto vedere il ritmo base sul charleston, ma principalmente quelli che vi farò vedere oggi saranno sul ride. E andiamo a suonare il cross stick mettendo anche la cordiera sul numero 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, in questo modo qua. Ovviamente questo è applicabile a qualsiasi velocità, diciamo, e se abbiamo una parte in cui magari anche nel jazz, anche se di solito il jazz è pensato molto piano, tutto sempre molto piano, non è detto, ogni tanto si mena anche nel jazz. Quindi la stessa cosa la possiamo fare con il rullante pieno, sempre sul 4. Questo rullante è da 14 pollici e questa batteria qui, come vi ho detto, è la Mapex Mars Bebop. Una batteria, giusto per darvi un'idea di che batteria è, una batteria bellissima sicuramente come finitura, perché guardate che finitura rossa. Poi vabbè, le finiture Mapex a me piacciono un sacco, ma non voglio entrare in questo discorso perché tutte le volte che ho una Mapex vi faccio questo discorso sulla finitura, che sono una figata, ma sono, secondo me è una dei marchi di batterie più che fa le finiture più belle. Ne ho provate alcune, magari vi lascio un po' di link qui sotto in descrizione, veramente bellissime. E tra l'altro di Mapex Mars ne ho già provata una versione rock, anche quella che suonava di brutto. Questa ha rullante da 14 pollici, tom da 10, timpano 10x7, 14x12, cassa da 18x14. E
vi faccio sentire solo un attimo, poi continuiamo col jazz, però... Sentite, io vabbè, accordatura, così parliamo anche un attimino dell'accordatura del jazz, faccio una piccola parentesi, accordatura del jazz, solitamente teniamo i tom abbastanza alti, devono avere una nota. Alcuni li tengono ancora più alti come nota, proprio tin tin tin, tun 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 tin tin tun tun, però a me piace tenerli comunque un po' verso il basso ma con la nota. Perché di base bisogna pensare che nel jazz la batteria è come un altro strumento che può essere anche melodico. Io posso andare a fare... Non avevo tirato bene giù la cordiera, ma comunque vedete posso andare a fare delle melodie perché nel jazz c'è molta improvvisazione. Quindi si usa la batteria in questo modo qua proprio per poter interagire quasi come se avessimo le note. Per quanto riguarda la cassa, tanti la usano bella tirata anche quella. A me invece nel jazz piace comunque abbastanza bassa, vuota dentro. Sentite che però ha un bell'attacco e quindi anche nel jazz... Non è per niente male questa cassa. Quindi, andiamo avanti. Allora, abbiamo fatto per ultimo il crostic rullante sul 4. Adesso spostiamo il crostic sul 2 e andiamo a suonare il tom in questo modo. Ve lo faccio vedere così almeno capiamo. Qui comincia già ad esserci un po' più di difficoltà di coordinazione, perché ovviamente... Ma se ci pensate, alla fine tutti i colpi che diamo sono sempre, che diamo con la mano sinistra, li diamo sempre insieme alla mano destra, guardate, solo mani. Quindi per adesso possiamo ancora studiarlo un pochettino meccanico, sempre con cassa facoltativa su tutti i quarti, Charleston non facoltativo sul 2 sul 4 e nel momento in cui riusciamo a fare questa cosa possiamo fare ancora un piccolo upgrade che è quello di inserire un pattern un po' diverso come ultimo pattern. Quindi se abbiamo sempre fatto questo... Questo è un po' più difficile, qui la coordinazione aumenta un po', trovate tutto nel PDF, tranquilli, ma vi faccio anche qua solo le mani. Quindi di base la difficoltà del jazz è proprio il fatto di avere questo piatto e questo Charleston che poi cambieranno nel tempo, ma per quanto riguarda la base rimangono sempre uguali. E noi possiamo andare a fare in teoria pian pianino quello che vogliamo e altre cose con la nostra mano sinistra e con la cassa se non tiene i quarti normali. Quindi
Questi qua erano un po' la base, e poi ovviamente se volete altri video in cui andiamo avanti sul jazz, scrivetemelo qui sotto nei commenti, così magari potrei portarvi qualcos'altro. Suono ancora qualcosina in cui vi faccio vedere un po' tutto quello che vi ho spiegato oggi e poi ci salutiamo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che queste basi del jazz vi siano servite. Provate a suonare queste ritmiche che avete imparato su delle backing track, magari che trovate su internet, eccetera, su delle backing track jazz, mi raccomando, e vedrete che incomincerete già a riuscire a portare il tempo a questi backing track e poi magari lo farete anche con altri componenti della vostra band, eccetera. È molto figo secondo me la cosa di approcciarsi un pochettino al jazz, perché apre la mente il jazz, è molto più improvvisazione, è molto più interplay con altri musicisti, quindi secondo me è molto 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 figo e come vi dicevo anche all'inizio del video può aiutarvi tantissimo nel momento in cui dovete anche andare a suonare qualche altro genere, ma questo interplay che vi dà il jazz potete utilizzarlo tantissimo anche per altro. Quindi io con questo la voglio finire qua, riprendo il pacco di prima ringraziando strumentimusicali.net che come al solito mi manda tutto quello che voglio. Ho voglia di fare un video jazz, mi ha mandato la batteria e i piatti jazz. Ho voglia di fare un video di un altro tipo, mi manda le altre cose che mi servono. Ho voglia di fare un video su un rullante di qualche batterista famosissimo che è qui dentro, spoiler, mi manda il rullante di un batterista famosissimo. Chi sarà il batterista famosissimo che utilizzava questo rullante? Scrivetemelo nei commenti, vi do un indizio. Un indizio era già utilizzava. L'altro indizio è che il rullante è completamente nero. Quindi scrivetemi qui sotto nei commenti secondo voi che cos'è, o dici, boh, non lo so perché ho fatto questa cosa, ma comunque mi piace, scrivetemelo qui sotto così vediamo se avete indovinato o no. Grazie mille ancora a strumentimusicali.net, mi raccomando iscrivetevi al canale, andate qui sotto in descrizione dove ci sono tutti i link ai prodotti eccetera e dove ci sono anche i link della mia scuola online, così se vi piace come spiego potete diventare miei allievi. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!